Dream Chamber è l'avventura d'esordio degli italiani Dark Wave Games, pubblicato dalla Rediviva Picroids sia su piattaforme mobili che su PC. Vediamo ad analizzarlo. Ambientato nell'America degli anni 30, in Dream Chamber vestiremo i panni del maledetto riccone Charlie Chamber, che, come tutti i maledetti ricconi, è maledettamente annoiato. Suo nuovo hobby è l'investigazione, per cui sembra anche decisamente portato. L'occasione giusta per dimostrare le sue capacità arriva durante una serata mondana per l'inaugurazione della nuova ala del museo, di cui Charlie è il più importante finanziatore, essendo lui un maledetto riccone. Durante la serata, alcuni dei reperti più importanti vengono rubati e la maledettamente ricca fidanzata di Charlie, la cui famiglia ha donato i suddetti reperti, lo assume per indagare sul furto. Una storia tutto sommato interessante e piacevole, con i suoi piccoli colpi di scena, in un'ironica tinta noir che sfocia più volte nella parodia. Molto simpatici, anche se non memorabili, i personaggi, che ben rappresentano lo stile del gioco. Gli enigmi di Dream Chamber sono soprattutto investigativi, con Charlie impegnato nell'esaminare e raccogliere indizi e ad interrogare i personaggi. La difficoltà è un po' bassina, anche se non affonda mai nel banale. La raccolta degli oggetti potrebbe però essere ostacolata dal fatto che gli hotspot non sono in nessun modo segnalati, quindi l'unico modo di sapere se un oggetto è esaminabile o meno è cliccare su di esso. A dare un tocco di originalità al gioco ci sono la fase onirica ed il particolare sistema scelto per portare avanti gli interrogatori. Ma andiamo con ordine. Durante la notte, Charlie avrà la possibilità di visitare nuovamente i luoghi dove è stato durante il giorno, con in più il vantaggio di vedere evidenziati i particolari utili alla soluzione del mistero. Sarà inoltre possibile parlare con il subconscio di Charlie, utile per ricavare suggerimenti su come portare avanti l'indagine. Per ottenere importanti informazioni dai personaggi più reticenti, dovremo invece affrontare un piccolo minigioco, in cui Charlie immaginerà di cingere d'assedio il castello del suo interlocutore, a rappresentare la sua diffidenza nel confidarsi. Le domande di Charlie sono invece simbolicamente trasformate in colpi di cannone. Più la domanda è pertinente, più il colpo è potente, permettendo così di abbattere le mura del castello. Prestando però molta attenzione anche al punto dove si dirige il colpo, in modo da massimizzare i danni. Se alla fine del dialogo avremo procurato abbastanza danni, il castello crollerà ed il personaggio ci dirà finalmente quello che vogliamo sapere. Sulla carta sembra molto interessante, ma nella pratica avrebbe potuto essere realizzato meglio. Le domande infatti si assomigliano molto e non è semplice capire quali sono quelle che daranno più carica al cannone, costringendoci quindi ad andare un po' a caso, con il rischio di ripetere un interrogatorio più e più volte prima di avere finalmente ragione della diffidenza del personaggio. La longevità si attesta intorno alle 4 ore. Dream Chamber si presenta con una piacevole grafica 2D, caratterizzata da uno stile decisamente riuscito. Meno convincenti sono invece le animazioni dei personaggi, in particolar modo la camminata, afflitta da un costante effetto pattinata. In generale il lavoro è comunque piacevole alla vista. Buone le musiche, adatte al periodo storico in cui il gioco è ambientato. Quasi non pervenuti invece gli effetti sonori. Il doppiaggio in inglese è ben recitato ed è accompagnato dai sottotitoli in italiano. Pur non brillando nel firmamento delle avventure grafiche, Dream Chamber si lascia comunque giocare con piacere. Vedremo se gli sviluppatori sapranno migliorarsi in futuro.